oggi la solidarietà si sta rompendo anche tra i vicini. Io vorrei che tutti vedessero l'ultimo film dei fratelli Dardenne, 2 giorni, 1 notte, che è uno straordinario, inquietante affresco di quello che sta accadendo, perché lì la storia è molto semplice. C'è una donna che si dice o licenziate questa donna, si mette mettono i lavoratori di fronte uno contro l'altro. Noi vi diamo un premio, ma se noi dobbiamo mantenere a lavoro questa donna, non ve lo possiamo dare. E c'è questo pellegrinaggio che lei fa, vedendo la solidarietà finita nella gran parte dei casi. E c'è uno solo che dice, io devo rispondere al mio Dio, cioè non al mio interesse egoistico, perché tutti gli dicono, io devo fare qualcosa da aggiustare il giardino. E c'è un momento molto bello, alla fine non finisce bene, perché lei non solo non viene riassunta... Non diciamo il finale. No, non lo dico, no ma c'è una cosa che voglio ricordare. Lei alla fine è stata molto malinconica, non voleva andare, non voglia apparire come una mendicante. Alla fine ha apparentemente perduto, ma parla con il marito, le torna il sorriso e dice abbiamo fatto la bella battaglia, ci siamo battuti bene. Cioè, lei ha riconquistato la dignità. Questo, direi, dignità e solidarietà non possono essere separate, né l'una né l'altra sono un